Zombie Apocalypse. Eccomi, ciao ragazze, e comunque tornata con il terzo o quarto video, non so cosa sarà questo. Allora, questo è un video beauty perché ho intenzione di fare almeno 1, 2, 3, 4 prodotti di fila sui miei capelli, come tengo i miei capelli. Non ho messo la maschera perché sennò, raga, finisce veramente un video troppo lungo, ma vabbè. Allora, come primo prodotto sto utilizzando, e ho finito anche, tra l'altro, non so se sia finito o meno, ma credo di sì. Ed è questo balsamo un po' bagnato, anzi quasi tutto bagnato. Il Vive L'Oreal Olio Straordinario, questo qua. Mi piace davvero tanto. E ce n'è 200 ml di prodotto per quanto? Di mesi di PAO? Sono 12 mesi di PAO dall'apertura del prodotto, ovvero del balsamo. Mi è piaciuto molto e fa veramente top. Un capello bello splendente e lucido. Non lo fa troppo luminoso perché i miei capelli già l'ho così luminosi di così, più luminosi di così non si può. Quindi ho detto perché non mettere, non finire di utilizzare questo balsamo. E l'ho finito proprio stamattina intorno alle mezzogiorno l'una, alle due. Mi sono fatta la doccia, ho utilizzato questo, i capelli sono profumati e puliti. Poi non basta questo, ho utilizzato insieme a lui questo qua, antiforfora, della Fructis Shampoo al tè verde e piroctina o min, boh, vabbè, non riesco a leggerlo, comunque questo qua, ed è della Fructis Garnier, molto buono, plastica riciclata, vabbè, non ce ne può importare niente, qua c'è pure il mio capello, che schifo, ma vabbè. Sono capelli miei, quindi non vedo perché devo dire che è schifo, però è molto buono e mi piace davvero tanto. Antiforfora, toglie veramente la forfora, solo che vi ho appena detto in un altro video che faccio, che la mia parrucchiera personale è mia nonna, che voglio tanto bene. Un bacio se vedrà questo video, è bellissimo, questo è buonissimo, non ci voglio dire, scusate, questo shampoo. Ed è da 250 millesimi di prodotto per un PAO di 12 mesi dalla scadenza dell'apertura e non è male per niente, mi piace e lo amo come prodotto perché fa veramente il suo lavoro, pulisce molto bene. Poi l'altro è, non so, sto contento, uno del pistacchio e l'altro, ne ho portato due. Vabbè, quello al pistacchio mi sa che è rimasto in doccia, ma non mi va neanche di andarlo a prendere. Poi, come ultimo risciacquo e tanto altro ancora, ovvero come risciacquo ho, come dire, vabbè, mi risciacquo tutto la testa e via discorrendo. Poi tampone, strizzo i capelli molto morbidosamente, ovvero molto delicatamente, volevo dire, scusate. E una volta strizzati i capelli e tamponati con l'asciugamano e con le mani, vado di olio El Vive Straordinario, sempre della L'Oreal, sarebbe questo qua, vedete, questo qui, ed è stra buono, mi piace tanto. E questo qui è sublimatore del colore, vabbè, a me non me ne può fregare di meno, con oli di fiori preziosi, e filtro UV, raggi UV sarebbe, ma va, aspettate che me lo leggo. Colore, esalta il colore, protezione, lucentezza, capelli colorati, vabbè, chi se ne va bene anche per i capelli che sono già di natura colorati, come i miei per esempio, io non li coloro perché hanno il suo colore già naturale di suo, ma va. A parte quello che sto dicendo, quant'è questo? 18 mesi di PAO, sì, 18 mesi di PAO per 100 ml di prodotto. Anche questo è molto buono, non so se voi lo notate, l'avete visto? Io l'ho visto da un canale che non mi ricordo sempre il nome, come al solito io, Ciompa, che non ne posso più, Pasticciona, dico i nomi, ma non mi, cioè, dico i canali, ma non mi ricordo mai il nome, ma vabbè. E anche questo me lo metto più di una noce di prodotto sulla mano, poi lo agito, faccio prima così, lo agito,
Lo metto sulla mano, sul palmo della mano, vedete così. Poi faccio così, come facessi con le mie creme per il corpo, e li vado a mettere a tamponare su tutto il resto della mia chioma. Già. Poi ne vado a fare un altro pump, lo vado a rimettere di nuovo, faccio così, per mischiarli prodotto tra le mani, e come se stessi applicando una crema o un olio qualsiasi ai miei capelli. Qualsiasi, no, vabbè, questo perché io uso questo, non uso 100.000 prodotti e vado a metterli tutta la mia chioma capelluta, ok? Si può chiamare così. E vabbè, mia nonna ovviamente me li spazzola, me li sbruglia e dopodiché aspetta un secondo, un attimo, anzi che stoppare, ho chiuso, scusate ragazze. Allora, mi dicevo, mia nonna mi sbroglia i capelli, me li sbroglia, me li pettina bene finché non diventano belli puliti e asciutti come il suo solito. Non li ho asciugati, ho lasciati asciugare all'aria mentre mia nonna me li sbrogliava, ovviamente. E direi che questo prodotto qui è veramente top del top, mi piace davvero tanto. Quindi, cosa? Quindi ve lo straconsiglio, anche i capelli come i miei. Ma anche chi non ce l'ha come me, tipo lisci, che ne so, ondulati e via discorrendo, secondo me sono adatti. Non, forse non sono adatti per i capelli grassi, o non lo so, però provatelo perché a me questo prodotto mi sta piacendo davvero tanto, molto buono. Già. Anche questo qui, per esempio, sempre della L'Oreal, è molto, molto, molto buono. Sì, mi piace davvero tanto. Qua ce n'è 200 ml di prodotto, Elvive. Capelli secchi, io li ho molto secchi. E anche molto tendenti al crespo, ecco perché. Come vi dicevo prima in un altro video, li ho molto tendenti molto al crespo. Li ho molto ribelli i miei capelli, perché i miei capelli sono afro, ecco perché. Cioè. E niente, aspettate un secondo, se non ristoppo qui. Non mi ricordo mai come si fa a mettere la pausa, pazienza. Vorrà dire che dopo editare sto video, se ce la faccio editare, non lo so, si vedrà. Sto mettendo il burro qua che serve questo qui della Labrosan Defense SPF 15 12 e mesi di pau. Sì, esatto, questo qua sarebbe, vedete, molto buono, resa sapone, per cui mi piace davvero tanto, molto buono. Sì, vabbè, vedete la scritta di contorno, ma vi dico che è buono sto burro cacao. Niente. Bene ragazze, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollicione in su o in giù, non importa, basta che abbiate una reazione al mio video, nel senso una reazione, sì, vabbè, ci siamo capiti, che vi piace o meno, fatemi dire perché non vi piace e via discorrendo. Commentate se vi è interessato qualche prodotto, se siete interessati soprattutto a sapere come tratto i miei capelli con la spazzola, perché tanto non credo di farci un video, forse farò un video qualche volta sul come faccio il mio chignon, come creo il mio chignon. E poi basta, vi ho detto anche come la maschera, ovviamente faccio un impacco di 5-10 minuti, sembra 15, e poi risciacquo il tutto e passo ha sempre questi prodotti qua più questi, ovviamente, questi tre prodottini qua. Niente, questo era tutto. Pollice su, iscrizione al canale, tasto iscriviti che è gratuito o qua sotto o dall'altra parte, non ne ho idea. A destra, a sinistra è gratuito. Iscriversi al mio canale e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale. E per non perdere i prossimi contenuti a questo canale un po' pazzerello. niente. Ciao! Ecco da dove si metteva la pausa, che io non mi ricordavo mai, non da qui, dallo stop, ma dal quadratini con questi segni. Vabbè, ci siamo capiti. Non mi ricordavo mai dove si metteva la pausa. Va bene lo stesso, ciao! Zombie apocalypse.